Eccoci, finalmente è arrivato il momento, perché è un onore per noi accogliere su questa pista il mito assoluto, perché loro hanno venduto milioni di dischi, hanno sedotto generazioni su generazioni di ragazzi che li hanno seguiti ovunque, concerto dopo concerto, sono stati veramente la colonna sonora della nostra vita. Loro sono i Pooh, eccoli! Io suono le tastiere e la mia compagna di ballo, sono sempre le mie compagne di ballo le tastiere, per cui io, no, canto. Cioè questo, io posso arrivare fin lì, più in là non posso andare, ok? Io suonando la chitarra io proprio me la porto in giro per il palcoscenico come se ballassi un valzer con lei. Io col mio basso salto faccio un po' di evoluzioni perché... La musica mi piace, io vorrei ballare, però o canti, o suoni, o balli. Non è facile fare tutte e tre le cose insieme. Io sono più freestyle. No, questo, esatto, questa è un'altra cosa. Cioè, sì, ma la mia libertà è, capito, quella... Bello, lo fai bene freestyle. Sembra, no, sembra... Perché mi devi prendere in giro? Se la mia espressione è fa freestyle... Sembra che metta a posto... Certo stati... che è bravo, semplice. Ma così, guarda che cosa dell'eleganza, ragazzi. L'eleganza. Ma questa ragazzi. È una cosa innata, ragazzi. Non è che... lo so. Bravo, no, o ce l'hai o non ce l'hai. O ce l'hai o non tu ce l'hai. Tu ce l'hai. Non ti puoi fidare, perché mi stanno prendendo in giro. No. Ma perché dici questo? Ho il sospetto. Ma no. Potrebbe essere un'idea per quando, magari la butto lì, compieremo 60 anni di attività fra un po' e faremo una tournée ballando. Così facciamo ridere tutti. Sì, facciamo, no, ma funzionano anche gli spettacoli comici. Finalmente diventiamo comici. Ragazzi, ormai ci siamo e io ho dei dubbi. Ho paura di fare una brutta figura. Non so. Tu hai dubbi, io invece ho certezze, io non me la sento. Ragazzi, stiamo ballando con le stelle, dobbiamo ballare, dobbiamo fare qualcosa. Almeno uno di noi direi che ci potrebbe rappresentare. Uno di lui. Perché guardate me? Perché prima hai fatto due passi che mi hanno quasi eccitato. Ma pensa. No, eri tu ce la puoi fare, ce la puoi fare. Eri fantastico, commosso. Riccardo, ecco, ho avuto la lacrima. Veramente. Io credo in te. Vai. Allora, Riccardo. Ragazzi, Riccardo, stiamo scendendo in pista. Arriviamo. Ballando. Arriviamo. Ma che amici. Arriviamo. Ciao. Amici per sempre. Vai. Preparati, amici per sempre. Certo.
A Riccardo Fogli, ringrazio anche Phil Mayer alla batteria. Signori, tutti in piedi per i nostri eroi, i Pooh, vi prego. E poi devo anche ringraziare i nostri ballerini Vera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Filippo Zara, Anastasia Kuzmina e Lucrezia Lando, che ci hanno accompagnati in questa avventura. Grazie, grazie. 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 Che meraviglia, non ci credo ancora. I Pooh che hanno cantato e ballato con noi al termine di una... Oh, avete anche ballato, siete fortissimi, fortissimi. Grazie. Venite qui da me, venite dalla giuria. Al termine di una tournée che è stata strepitosa, trionfale, è stata una tournée che ha riconfermato, ma non c'era bisogno di riconfermarlo perché lo sappiamo tutti, che la vostra storia d'amore col pubblico è infinita, è immensa e si rinnova di anno in anno. Il pubblico l'ha riconfermato a noi perché dopo 7 anni non pensavamo certo di avere il sold out dappertutto, ma soprattutto con una voglia di noi, una voglia, un amore, una passione incredibili, veramente. È che veramente voi avete talmente tante canzoni che sono parte del nostro cuore, del DNA, che voi cominciate a cantarla e tutti noi le sappiamo tutte, quindi è proprio la gioia di stare con voi, di cantare delle cose belle, no? Che ci danno loro, che sono, come voi sapete, 5 iene. Erano felici, erano veramente estasiati. E questa è anche l'occasione di ricordare Stefano D'Orazio, perché ci manca, è un posto per sempre nel nostro cuore. Veramente. Stefano era una persona veramente speciale, no? Si dice sempre così, ma infatti lui è veramente qualcosa di speciale, era il nostro faro per tante cose. E ci manca tanto, e devo dire che in questo progetto, come parlavamo appunto prima, che siamo ritornati sul palco dopo 7 anni e non pensavamo assolutamente di avere
un riscontro così forte, ma il pubblico, la gente che aveva veramente bisogno della nostra storia, dei nostri brani, delle nostre canzoni. E ogni sera era veramente una grande festa. Ogni sera Stefano è salito sul palco insieme a noi. Certo. Abbiamo certo. fatto insieme a lui un grande successo facendo un filmato in cui lui suonava la batteria, ma proprio adesso noi stiamo per partire, abbiamo finito questa prima parte di tournée qui in Italia, partiremo per il Canada e Stati Uniti wow, qui bellissimo. A poco e porteremo Stefano con noi anche lì. Certo, certo. Oh, che effetto vi ha fatto ballare? Perché lui si è buttato... Riccardo, no, noi abbiamo scelto lui perché è un noto ballerino di Piombino. Ah, e non sapevo ci fosse una storia pregressa. No, la storia è questa, che loro mi hanno messo di mezzo quasi sempre, come tutti i giorni, 12 volte al giorno. Io sono stato onorato e felice perché dentro di me ho un po' di danza, ma sono molto... Ce l'avete. Ruvido. Siete musicisti, non potete non avere anche la danza dentro, no? Devo dire che in questo posto... veramente evoca la danza. Grazie. Io non mi aspettavo, ho fatto dei passetti. Ti ho visto! Dietro le tastiere. Che veramente non immaginavo proprio. Hai visto? Magari ci farete una sorpresa l'anno prossimo partecipando veramente. Però dobbiamo studiare. Ho imparato a dire mai dire mai. Mai dire mai. Allora, giudizio di Caroline. Allora, sono quattro persone pazzesche, la musica è fantastica, che in pratica è proprio la musica, e quando sono venuta in Italia nel 82, voi siete stati i propri primi che io ascoltavo, bellissima. Però abbiamo quattro uomini che può venire veramente qui a Ballando con le Stelle a fare qualcosa. Bravi, bravi. No, io ci sono cresciuto con i Pooh, ho visto tutti gli ultimi concerti dei Pooh sperando che fosse il penultimo. Poi c'è Dodi di Bologna, ho lo stesso parrucchiere di Riccardo, Facchinetti. Non so perché, ma su di te funziona meglio che su Riccardo. Vabbè, ma diciamo che... Non è carina la cosa. Questo non è bello. Guarda, andiamo, guarda. Tutti di quantità, eh. Il colore è quello lì. Il colore è quello. Di mio figlio lui, certo. Allora, signori, andiamo con le votazioni. Per i Pooh! Per i Pooh. Even Zazzaroni, 10. Fabio Canino, 10. Carolyn Smith, 10. Selvaggio Lucarelli, perfino io, 10. Guillermo Mariotto, Mariotto, 10. Perun Totality, 50 punti. Grazie per la benevolenza. Con questo risultato dobbiamo per forza ritornare. E certo, certo. Le carte proprio. Avete le carte in regola per essere ballerini di Ballando con le Stelle. Ma questo risultato te lo danno solo quando sei ballerino per una notte. Non vi fidate perché Milli ha detto la stessa cosa ad Albano, poi si è vista com'è andata. Cioè, ragazzi, cioè, ha detto se uno canta balla anche. Poi, è vero. No, è Albano. Signori, un'ovazione per i Pooh, grazie. 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 Si può essere amici per sempre.